21:00, guarda come faccio l'ingresso della sigla. Ti piaccio quando faccio. Per niente, però dobbiamo far divertire, quindi dai, sì, fai pure il cretino, vai Senti, tranquillo. ma hai delle luci un po' strane oggi. C'è una nebbia a Madrid. Cosa sta succedendo? Eh no, ho messo la ring light qua dietro, no? Non va bene. Non si vede, nel senso che sei un po' moscio. Cioè. Aspetta. Sì, effettivamente non è che mi ecciti particolarmente, quindi sì. Beh, vabbè, comunque non importa. Buonasera, Boncri, ma soprattutto buonasera a tutte le persone che ci stanno ascoltando in diretta o sulla pagina Facebook di Gay Day 2 o sulla pagina di Qui Vertorino o molto probabilmente sul nostro canale di YouTube, ragazzi, che sta diventando veramente un canale straseguitissimo. Ci commentano anche, vero Boncri? Senta, penso non hanno proprio Contro niente di da me, fare. contro di me, è arrivato un commento. Dai, vuoi dirlo? È arrivato un commento sul nostro canale YouTube di una persona che ha scritto: Ma quanto è fastidioso, Marco. Ok, quindi ragazzi, sto No, ma io diventando non Barbara D'Urso. so perché a me non mi stanno uscendo i commenti di YouTube, però. No, non in questa puntata. In una delle Ah! vabbè, questa è pa, vabbè, No, lasciamo. Se, ma non era su se, YouTube, era su Instagram. ah, era su Instagram. Ok. Allora, Boncri, 2 secondi velocissimamente che cos'è Gay Day 2, perché magari ci sono persone nuove che si sono appunto sintonizzate stasera. È un programma LGBTQIA+, chi più ne ha più ne Ah. metta, che ogni martedì sera cerca di parlare in modo divertente, col sorriso, di tematiche legate alla nostra comunità. Ma non solo, cerchiamo di, insomma, cambiare anche un po' i toni ultimamente, insomma, perché dopo un po' di parlare di gay, basta, insomma, sì, Sì, cioè, e di Froci basta, ma va soprattutto bene. basta Froci e stasera anche basta puntate peso, nel senso che ne abbiamo fatto un bel po', ragazzi, in cui abbiamo parlato veramente di temi molto interessanti che vi consiglio di andare a vedere se non li avete ancora ascoltati, rimangono tutte sia sulla nostra pagina Facebook che sul nostro canale YouTube, però volevamo prendere un attimo di relax perché appunto, ragazzi, cioè anche noi dobbiamo un attimo respirare, anche voi, perché Gay Day 2 nasce come programma di intrattenimento. E stasera, Boncri, di che cosa abbia parliamo. Stasera prima ingrassiamo e poi smaltiamo. Infatti, cosa facciamo? Stasera facciamo una diretta insieme a Emanuele Salci, che è un famosissimo chef, pasticcere e influencer, che ci preparerà insieme a noi una piccola ricetta tratta dal suo nuovo libro. E poi parleremo con Christian, che è un bodybuilder e insomma, Personal trainer, personal personal trainer. trainer. E con lui invece smaltiremo quello che abbiamo cucinato. Insomma, ragazzi, vediamo un po' tutte le tips per affrontare il lockdown, perché lo so che la prova costume sta arrivando, lo so che non sapete che cazzo fare. Allora, mangiamo insieme, cuciniamo insieme e poi smaltiamo anche insieme. Così non avete più excuses. Ultima cosa, molto importante, lo state già vedendo, Gay Day 2 è un programma interattivo, quindi potete commentare sia su YouTube che su Facebook e ovviamente noi mettiamo in sovraimpressione i vostri commenti come quello di Max che diceva che io sono fastidioso. Vabbè, ragazzo, Marco fastidioso, però alla fine sotto sotto un pochino mi amate, dai, un pochino pochino. Ma soprattutto vi innamorerete del nostro prossimo ospite. Il nostro prossimo ospite è uno chef che ha cucinato con tantissimi vips, cani e porci proprio di tutti i generi. Quindi è andato a pescare che più nel torbido non si poteva pescare, gente che non sapevamo neanche esistesse, se ci ricordassimo. Ma se volete avere una piccola preview di chi stiamo parlando, guardatevi questo video perché insomma vi dà un piccolo snapshot di tutte le dirette che lui ha fatto con i personaggi famosi. Ovviamente Marco e Boncri non c'erano, quindi ha No, chiamato figurati, cani e porci. mica siamo Cani famosi. e porci e Marco e Boncri no, ma noi l'abbiamo voluto chiamare perché non abbiamo rancore. Guardate un po'. Questa è la tua carta di credito e questo è il mio numero. Se hai bisogno, Finalmente! Che spettacolo! Comunque, vedere Gianni Sperti cucinare all'opera! chiamami. Cenate presto a Madrid. No, questo. No! Veramente grazie, grazie, grazie di cuore. Grazie a te, grazie, ti seguirò nelle tue ricette, mi raccomando. Grazie di cuore a tutti voi. Una meraviglia che vi leccate proprio noi i baffi, proprio De più. E de più. tu sei arrivata in finale, vero? Quarta.
cioè nel senso sono arrivata in finale, ma non ho vinto, mannaggia. Ma seria? Ma seria? Ma guarda, ne ho già fatto due, sono, cioè, sono emozionata. Quanti minuti sono passati? Non lo so. Come non lo so? Abbiamo messo tutti insieme, sei tu che tieni il conteggio. Lo so. No, poi tu fai cic cic ci sei, quello fa così e poi ti cade, vedi, ti schizza sulla mano. Io faccio prima così, lava lava, strofina di più. Veronica, io ti ringrazio veramente di cuore, proprio grazie. Ma Ora grazie a te, ma ci grazie a regali un te. altro bel panorama, ci regali? Sì. Volevo chiudere, esatto, con questo Mamma. Lo Vesuvio. Ciao a tutti, vi lascio vedi come fa? No, ha detto un filo, devi mettere un con filo. Ci crede che puoi stare da solo? Gli occhiali, sai, la nonna ti compra gli occhiali. Allora, mentre togliamo la buccia alle arance, io rifaccio un'altra domanda. Intanto ti volevo ringraziare, Lele, perché questa è una diretta simpatica. Infatti, sono contenta di partecipare perché è una cosa diversa, sai, mentre si fanno due chiacchiere, mentre si prepara un aperitivo, si cucina. Assolutamente. E quindi grazie. 180 grammi di biscotti, tutti Okay. pronti. Però io aspetta. Così. Mamma mia. Poi non ti devi lavare, vai direttamente nel letto. Certo, vado in giro con gli spagnoli, mi vedono così, mi cacciano via. Grazie a te, Lele, sei stato carinissimo, grazie mille. Un abbraccio a tutti. Pronta per andare a Big Off. Ciao. Più che altro pronto per andare con Damiano Carrara, che è l'uomo della mia vita, io lo vorrei sposare domani. Io faccio da sola, cioè non ho avuto mai dei premi speciali. Sempre per merito mio. Ecco perché mi Questo gli manca fa tutta onore. meritocrazia, capito? No, vabbè. Cioè, io maledetti proprio. Maledetti. Sì, Senti, allora. come i rapporti ad oggi con i concorrenti e Grande Fratello? Sì, ce li ho, voglio i rapporti. Allora, c'è stato qualche processo sbagliato da parte mia, perché a te è venuta perfetta. Guardami cosa è venuto fuori. Scasso, voglio fare skydiving. Skydiving è quando praticamente ti butti dal cielo col paracadute. In alcune ricette leggo, che ne so, 10 minuti, 20 minuti nel forno e il mio forno ancora non ha cotto, capito? No, Quindi beh, speriamo. dipende dal forno. Cari amici, è stato un piacere essere oggi in diretta con Emanuele, lo chef da Madrid. Ti auguro e vi auguro una buona giornata e spero di rivedervi presto e viva la mozzarella in carrozza e la pizza. Ciao! Ma io voglio la Foliero a casa mia. Ma no, ragazzi, io me la ricordo. La Rossetti no? La Rossetti, sai che io venivo chiamato quando lavoravo in discoteca, venivo chiamato Patrizia Rossetti da alcuni. Vabbè, non interessa a nessuno, non interessa Allora, a nessuno. senti, stranamente non ha una maglietta nera, perché avete visto che in tutte le dirette, per dare un po' di colore, no? Le sue dirette, vestiva di nero. Con noi ha deciso di venire in bianco, il bianco della purezza. Diciamo buonasera a Lele Salci. Ciao, Lo fai buonasera a entrare, oh? tutti. Ciao. Ciao, Ciao no. Lele. Ecco, Ma fai allora, vedere bene il... vorrei Dimmi. chiedere due cose. Sì, Innanzitutto, dice. siete stati voi a dire di no al mio invito nel cucinare assieme, quindi Ma precisiamo. quando? Ma quando? Non mi fate passare per quello che non sono. Capiamoci. Se, vabbè. Secondo voi, ma perché, cioè, ti chiamano Patrizia Rossetti a te? Mi chiamano Patrizia Rossetti perché io vendo anche su QVC e quindi Patrizia Rossetti, come sai, fa le telepromozioni dei materassi, Certo. eccetera. E quindi il nostro caro amico Andrea Curti, che ha fatto la puntata la settimana scorsa, mi soprannominava la Patrizia Rossetti dei poveri. Quindi Che vende gli spazzolini su QVC. Allora, Lele, aspetta un attimo, non togliamo il format di Gede 2, è sempre lo stesso, cioè noi. Hai un minuto di tempo circa, un minuto e mezzo per presentarti e dirci chi sei, cosa fai, quanto è grande il tuo pisello, perché sono queste le cose che un po' interessano ai Interessante. nostri amici che ci stanno ascoltando. Un minuto di tempo a partire da ora, vai!
Ciao ragazzi, ciao a tutti, mi chiamo Emanuele, sono romano, si sente un po' dalla voce, e sono arrivato l'anno scorso qui a Cagliari perché mi sono trasferito assieme ad Angelo, l'anno scorso, scusatemi, a Madrid, dove Giuseppe... Chi è Angelo? Chi è Angelo? È mio compagno e futuro marito. Ok, prima domanda che hanno tutti, che già leggo, siete una coppia aperta? No. No, per peccato. Niente, quindi niente trisom, ragazzi, non si può fare niente. Quello no. Senti, quindi nella vita cosa fai fondamentalmente? Oltre che fare schifo come noi, però avrai anche altro. No, nella vita faccio il pasticcere, quindi... Fai il pasticcere. Sì. Forno dolci su dolci, quindi faccio vedere anche questo. E infatti... Oh mamma mia, già le calorie, ragazzi, meno male che dopo c'è Cristian che ci fa smaltire, ve lo dico infatti. Già. Infatti. Ok, comunque, senti, stasera Emanuele infatti ci preparerà un bel dolcino. Esatto. Qualcosa di estratto dal suo libro che adesso poi spiegheremo, no? Però prima di parlare un po' più in modo approfondito con Lele, dici subito la ricetta e mettiti subito al lavoro, così noi poi spariamo domande a raffica mentre cucini. E togli la maglietta. Togli la maglietta, via, perché non ci piace. Allora, la ricetta è dentro, cioè completa nel mio libro di pomeriggio. Mettilo più vicino a favore di camera, per cortesia, che non si vede il libro. Pomeriggio in cucina? Sì. Ok, quindi lo trovate dove? Dove lo trovate? Su Amazon. Quando comprate i vibratori, dopo comprate il libro di Lele, prima i vibratori e poi il... Okay. E si può usare il vibratore anche per frullare. Ve l'avevamo detto che questa era una puntata relax, ragazzi. Bellissima, quindi, voi tra l'altro. Quindi, vado avanti. Praticamente questa ricetta non è la mia, è medio food blogger, e quindi ho fatto la diretta con lui. E andiamo a fare. Ma come non è tua? Ma scusa, no, come non è tua? Un libro di ricette tua e ci prendi una ricetta che non è tua? No, aspetta, perché io alcune ricette erano mie e le altre sono state scelte dagli ospiti. Ah, dagli ospiti, che non siamo stati noi, ricordiamolo, perché Anni Sperti, la Rossetti, eccetera, e Nardu, gente che non si vede più da una vita e noi no. Va bene, dai. Va bene, dai. Allora, vado. Sì, qua siamo. Vai. Se vuoi ti diamo una mano, possiamo darti una mano. Ecco, sai cosa? Ti metto sottofondo le tagliatelle di nonna Pina mentre ci dici come preparare la ricetta. Dai. Ok, vi dico prima gli ingredienti, poi dopo il procedimento, ok? Sì. Vai. Allora, sono 4 uova, 170 ml di yogurt, altrimenti il latte, 80 ml di olio di semi di girasole, 20 g di zucchero, 2 cucchiaini di lievito, 2 cucchiaini di bicarbonato e 200 g di farina. Ok, ma il bicarbonato cosa serve? Perché mettete sempre il bicarbonato che io utilizzo per sturare il cesso? Per far lievitare, Marco. Per lievitare, non lo so. Ok, va bene. Allora, come... Solitamente si mette nell'albume, così aiuta a rendere più compatto l'albume, no? Più montato. Ok, va bene, meno male. No, perché ragazzi io non so cucinare, Boncri lo sa, per me. Ok, va bene. Guarda, abbiamo detto cosa facciamo. Allora, detto la ricetta, ma cosa sono? Cosa facciamo? Cosa stiamo facendo? Ragazzi, vi frullo, attenzione. Sì, ok. Allora, Lele, che cosa stiamo facendo? Dei pancake. Dei pancake. Oh, okay. Oh. Allora, mentre me la frulla. Okay. Frulla. Ok, montiamo gli albumi. Allora, mentre tu monti gli albumi, spieghiamo cos'è pomeriggio in cucina, no? Quindi tu ad un certo punto eri a Madrid ancora, ti stavi annoiando e dici come devo passare il tempo, hai incominciato a scrivere un po' a tutti i vips che ti sono venuti in mente. Tranne noi. Ma voi mi avete detto di no, io lo continuerò a ripetere a vita. Scusa, fai vedere un po' in camera come sbatti che c'è gente che sta venendo. Ok, grazie. Ok. E quindi hai pensato di fare queste video dirette, ma raccontaci meglio però, come ti è venuta questa idea?
Allora, devi sapere che nella casa a Madrid, la nostra casa di Madrid era di 35 metri quadri, quindi tra me e Angelo non c'era proprio nessuna privacy. Quindi ho detto, devo creare un qualcosa che mi renda occupato il tempo. Quindi anziché fare delle solite dirette da solo, ho preferito contattare alcuni personaggi e conoscere personaggi dello spettacolo, e mi hanno quasi tutti accettato. Perché non avevano neanche loro un cazzo da fare, quindi... Esatto. Poi tra l'altro ci sono alcuni che mi hanno detto di no, altri mi hanno detto no, io non cucino, altri mi hanno detto no, io non faccio niente. Quindi, vabbè. Però alcuni invece sono rivelati quelli, per quello che carini sono, però, vedi, chi è il più simpatico? Chi è stato il più simpatico? Il più simpatico? Oddio... Io ti posso dire dove mi sono scassato di più dalle risate è stata con Rebecca Pasquale, cioè con lei. Ma proprio lei... E lei è un influencer di Instagram. Ah, io non so, anche... vecchio, ragazzi. È stata anche al Grande Fratello qualche anno fa, se non sbaglio. Sì, praticamente lei è entrata in un vento a 16 anni, se non erro, da uomo, e durante la diretta io gli ho chiesto quali sono gli anni che ricordano felici del convento. Lei mi ha detto il din don dan con il don. Praticamente lei durante quegli anni faceva il di don dan col don. Col don, perfetto. Quindi allora ha già capito che era quella la strada da intraprendere. Esatto. Allora, c'è una domanda, scusami Lele, perché l'olio nei pancake, ci scrive Oti? Anziché mettere il burro, perché l'olio comunque serve un grasso per far attaccare tutto quanto. Ok, ragazzi, è chimica, però se non le sapete le cose, non fate queste domande, come me che non so il bicarbonato. Ok, allora, tu hai sbattuto gli albumi. Ok, allora mettiamo i tuorli. Fai vedere il bicipite, per cortesia, dobbiamo avere più ascolti. Fai vedere il bicipite mentre lo fai. Cioè... Allora, abbiamo i tuorli e versiamo il latte. Ok. Olio. Ok. Farina, lievito, bicarbonato e zucchero. Dietetico, ragazzi. Vabbè, se lo mangi con il miele, certo. No, ma tanto dopo smaltiamo con Christian. Tu ingrassaci quello che vuoi, tanto... La vita, ragazzi, è bella anche per il cibo, ragazzi. Domanda. Infatti io ogni volta che vedo, cioè, i social di Lele, cioè veramente, prendo 5 kg. Però, ragazzi, oggi... è una gioia. A parte che lui è bravissimo, è veramente bravo. Ed è buono. Poi, vabbè, allora... il fatto che sia buono sicuramente aiuta. Esatto. Aspetta, cosa hai messo lì dentro? Ma non buttare la roba così! Cosa hai messo lì dentro? Ho messo l'albume, quindi andiamo ad amalgamare tutto il composto. Ok, ti faccio una domanda, ma il tuo libro è adatto a persone che non sanno neanche che cos'è quello strumento che stai usando? Immagino sia una frusta, no? Che però usano la frusta in un altro modo? Cioè, la domanda è Lele, anche per uno negato in cucina va bene il tuo libro, lo spieghi passo passo? Sì, guarda, ti dico che le ricette sono facilissime, sono addirittura, ti dico, ho inserito anche una ricetta come preparare le bruschette, per farti capire. Ah beh, allora per me serve, ragazzi, che io non lo so fare. Quindi, ci sta, troviamo anche il rotolo alla Nutella e tiramisù però con l'uovo pastorizzato, no crudo, Assolutamente sì. Quindi non sono ricette, sai, di quelle di alta cucina per cui dici, oddio mio, che lo compro a fa, tanto non ce la farò mai. Sono ricette semplici che possono essere alla portata di tutti e possono essere, insomma, una cosa. Ma poi no? Non funziona la cucina, molto bene. Angelo, mi porti l'accendino, per favore. Facciamo vedere anche Angelo in tutto questo, ragazzi. Cioè, tra parentesi, voi state insieme da quanto? Da quasi 7 anni, ti puoi far vedere? No, fatti vedere, non si può far vedere. Dai, Angelo, fatti Madonna vedere. Mamma mia, che riserve. È timida lei, va bene, non importa. Allora, quindi ci eravamo detti, abbiamo messo tutto questo composto e cosa facciamo ora? Ora prendiamo la padella. Sì, andiamo ad accendere il fuoco. Sì. Un po' di olio e col fazzoletto andiamo a unire tutta la padella. Ah, vedi, io quello del fazzoletto non lo faccio mai, vedi. Io la ungo così.
Se volete vedere come ungo, lo uso come lubrificante, ragazzi. Ma tu usi l'olio d'oliva per lubrificare? No, vabbè, per carità, niente di più naturale del dai che lo uso però... come... Vai, siamo in fascia protetta, ragazzi. Non si può. Frustaci con quella cosa. Allora, ragazzi, Marco, questo libro sarebbe perfetto per te che sei negativo. Secondo me anche. Secondo me anche. Cos'è quella roba? Allora, questa roba prendi. Prendi il composto, ok? E lo versi qua. E ti si forma come una palletta del gelato. Bravissimo. Guarda. Come li faccio vedere? Vedo un po' che riesco a farti vedere. Più o meno tre pallettine. Come ecco, come le mie palle che non sto scopando da ma un po'. Ma fuoco lento da. Oggi è così, ragazzi. Ve lo dico che io in zona rossa divento così. No, ma poi invece in zona normale. Allora, voi volete mettere che avete un appuntamento galante, no? E volete arrivare al sodo, ma che fate gli pancake vostri? Ma è tutta un'altra cosa. Questo si apre come un omero. Sono facilissimi da fare, no? Tra le altre cose sono facilissimi, sì. Ok, quanto devo stare? Il tempo di praticamente quando ti accorgerai quando ti accetteranno tutte bolle dovrai girare bolle okay. Però fuoco massimo lento medio no medio un po' si vede medio. Sì, 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 noi vediamo quello che dobbiamo vedere, ok. il tempo di fare le bolle, però intanto possiamo ragazzi, voglio far vedere dei commenti, tipo Umberto dice ciao ragazzi, la prima volta che vi seguo, sono un fan di Emanuele, mi fate morire. Guarda Umberto, questo è ancora niente, questo è niente quello che ti stiamo dicendo. Lella, sei stupenda, dice Christian, siete molto simpatici. Dice Michele, no vabbè Marco Boncri, muoio, insomma qua state morendo tutti quanti, attenzione perché dobbiamo, prima di morire, almeno provate sti pancake. Ma la domanda è, si possono, adesso poi lo chiederemo magari a Christian che fa il personal training, se si può ridurre un po' di grasso, fare un po' togliere, perché quante calorie saranno sti pancake? A volendo puoi, anziché mettere la farina normale, puoi mettere la farina integrale. Ah, la farina integrale, già quello ti fa andare più di corpo. Esatto, che comunque giusto. È una leggenda che la farina integrale vada bene. Guarda, per la dieta. Io nemmeno l'ho girato. Ma comunque, tra le altre cose, Antonio scrive, bastardi, ho fatto una battuta e Facebook mi ha bloccato, omofobi di ritorno, che cacce fraciche. Ma chi è questo? Ma chi è? Che dai, vieni a mangiarti un pancake, non ti esatto, non ti rilassi. Esatto. Ragazzi, ma noi non blocchiamo nessun commento, eh? Ma che ne so, ragazzi, non so. Dice per Christian, ci dice giustamente, per ridurre il grasso basta non mangiarli, dice il Sancini. Ok, va bene. Allora, volete che è inutile che vi faccio tutto il composto perché tanto, secondo me, basta solamente uno oppure ditemi voi. Io posso Facci vedere il risultato finale, così continuiamo poi già, ce l'ha già fatta. Ah, le ha già fatte. Sì, allora. Sono veloci. Allora, questo è uno, lo vedete? Guarda che carine, beh. Ok. Beh, adesso, carine, le mie palle sono un po' più rotonde. Ma finiscila, guarda che carine che sono. Ma guarda un po'. No, ma poverino, poi come le mangiamo? Calorie! Poi, se volete, o pistacchio o Nutella, o miele, decidete. Ah, io guarda, per me la Nutella, perché con la Nutella si possono fare anche giochi erotici. Puoi anche prendere i due pancake. Ciao, mamma. Ciao. C'è la signora Salci. Oddio, Madonna mia. Ragazzi, che figura di merda. Vabbè, tanto i miei genitori sono abituati, quindi insomma, quindi se lo saranno anche i tuoi. Sì, infatti. Siamo nel 2021, figurati. Allora, guarda, così ci metto un po' di miele, che è più diedetico. Sì, è certo, beh, ovvio, il classico miele dietetico. Sì, e poi? Ah, vedete come fa, ragazzi, lui?
Io avrei già fatto un casino, Lucima. Allora, scusa, perché qua gli stanno venendo gli disturbi. Mi fate salutare da Emanuele, dice Umberto Palma II, che non è il primo, sarà come... E sarà un reale. Sarà un reale. Lo saluti per cortesia? Ciao Umberto. Devi dire Umberto Palma II. Ah sì. Dillo, dai. Ciao Umberto Palma II. Ciao, il cuore. Ciao. Il mio cuore, ok, quindi ragazzi, ricetta velocissima, facilissima, ma di grande gusto ed effetto. E beh sì, guarda, ti posso anche dire, se tu li puoi anche fare pancake al cioccolato, nel senso, sono 100 grammi di farina, 50 grammi di cacao, 50 grammi di farina, ed ecco che ti escono, certo, le pancake al cioccolato. O li puoi fare a strati, ci metti la Nutella, poi sopra un po' di panna, poi sopra il pancake, poi sopra la Nutella, insomma. Più zozze sono, più buone sono. Esatto. Comunque, ragazzi, comunque è diventata, insomma, grazie mille Cristian Sancini che dice Marco sei buono, esci con me. Comunque, io lo conosco Cristian. Uno, perché non sa dire il tuo nome, cioè Sanchini, e lui dice Sancini. non sa leggere e poi è un rompipalle assoluto, lascia perdere. Grazie, scusami, vuoi far rimanere singola vita Bonk? Giuseppe, forse è meglio che un fidanzato, però sta in Sardegna. Cristian, ti va bene? Giuseppe, ma va benissimo. Ma certo. Dove in Sardegna? Ma dove? Sai che carattere ha? Ma perché io anch'io si scontrerebbero abbastanza. Si scontrerebbero. Vabbè, comunque, dopo Cristian ci sentiamo. Senti, privatamente. Parliamo di cose serie, Lele. Quindi, vai. Ad un certo punto, finita la quarantena, ti viene in mente l'idea del libro. Spiegaci meglio. Diciamo che l'idea del libro me l'avevano proposto quest'estate, ma io me ne sono fregato, ti dico la verità. Sì. In realtà l'idea nasce più da un amico mio, Edoardo Ercole, sarebbe, non so se lo conoscete, Edoardo Ercole, è il figlio di Serena Grandi. Ha fatto Grandi. Il Grande Fratello? No, ah, no. È il figlio, okay, di Serena Grandi, lui. No. Lui l'ho conosciuto anche lui tramite delle dirette, okay. Lo sento quasi sempre e mi dà sempre dei consigli. Mi fa, perché non scrivi un libro dove racconti tutti gli aneddoti? All'inizio gli ho detto di no, poi mi ci sono messo verso agosto e ho iniziato a scrivere da agosto fino a gennaio. E con l'aiuto della mamma di Angelo e di Angelo, che ma che bella sta cosa! Mi hanno corretto il libro. Perché non sai parlare italiano? Ti hanno corretto. No, perché devi sapere che la mamma di Angelo è scrittrice, già ha scritto 4 libri, ne stanno uscendo altri. Poi con la cultura, intelligenza, la buona parlata di Angelo, che bello. Il libro è uscito bene, ecco. No, ma poi, come no, ma poi volevo dire, ragazzi, se non lo conoscete, andate sul suo profilo Instagram, perché se siete single vi impiccate, perché tutte queste foto belli. Poi lui è molto bravo con TikTok, no? Lui è lì con il suo fidanzato, fanno mille robe, scene, carinissimi, bellissimo. Ma se siete single è una mano, veramente una spada di Damocle, perché voi dite non riuscite mai ad arrivare a quel grado di felicità. Però sono veramente molto, molto, molto carini. Come vi siete conosciuti? Lo devo dire? Sì. No, scherzo, no. No, a meno che non è una cosa che non si può dire alle 9:30 no, di sera. No, noi eravamo ballerini a Mucca Assassina, abbiamo lavorato per un sacco di anni a Mucca Assassina, Angelo era coreografo, io ballerino, quindi lui per 10 anni, io per 8 anni. Ma scusami, no, aspetta un attimo, quindi tu sai farci qualche sigla del Mucca Assassina? Cioè se io adesso ti metto di sottofondo una sigla, tu ce la sai ballare? Dipende quale. E tu dimmi quale che io te la cerco. Così no, io chiudo la diretta così. No, non me le ricordo. Una veloce. No, non me le ricordo. Una veloce. Vabbè, faccio una domanda. Una che non è del Mucca Assassina, ma è dei gay in generale. Al Castar la sai ballare, no? Se sei gay la sai ballare. Ah, fatti metto Redefinition. Ok, tu intanto continua a ballare con Bo. Però allora, sei ballerino, allora, nasci ballerino, scusa. Allora, o balliamo tutti e tre o non ballo niente. Ma figurati, ma come sfondi una porta aperta? Sfondaci, insomma, quindi non c'è nessun tipo di problema. Facciamolo.
ci chiuderanno il programma prima o poi, io lo so. Ok, quindi, allora vai. No, vai pure tu, quindi parliamo di sto libro, perché l'idea è anche, okay, insomma, il libro, quindi insomma, non balliamo. No, adesso la cerco, balliamo di tre. Sì, tu preparati, mentre Boncri ti fa ancora due domande intelligenti, e poi io dopo balliamo. Dai, Boncri, hai due domande intelligenti da fare. Senti, raccontaci della tua esperienza a Madrid, perché sappiamo che a un certo punto da Roma avete deciso di cambiare città e andare a Madrid. Perché? Com'è andata l'esperienza? Guarda, Madrid la porto nel cuore, ti dico la verità. Ancora oggi mi pento, perché quando stavo a Madrid volevo tornare in Italia. Ora che sono in Italia dico, cavolo, vorrei molto ritornare là, perché diciamo le cose erano molto diverse. Nel senso che io dopo una settimana, cioè noi siamo arrivati a settembre se non erro, e dopo una settimana ho trovato subito lavoro, cosa che in Italia non succede, no, del genere. Buono, che è anche uno dei motivi, no, per cui ve ne siete andati. Sì, perché io già lavoravo, però ho detto vabbè, proviamoci, facciamo un'esperienza nuova. E ti dico che l'esperienza di Madrid mi ha toccato molto, mi ha fatto crescere, ho imparato una lingua nuova, certo non la parlerò come te, però minimo ma quella sa dire maracas, ascolta bella, io lavoro in spagnolo, cállate por favor, Sosa. Sì. Vabbè, questa era la prima domanda intelligente. Vai. Sentiamo la seconda. sei uno stronzo. No, vabbè, quali sono i progetti futuri? Ecco, questa è intelligente, finalmente, sì. Ah, le altre per niente. No, infatti. Allora, ma lascialo stare. I progetti futuri sono... Ma perché sono, si tocca quelli... le cose? Ma perché continui a fare così? Perché quando parlo mi viene voglia raggrattare, non so perché. Perché lo mettiamo in soggezione. Poverino, no, ma lo sai che noi stiamo scherzando, ci mancherebbe, certo, lo sai. So, ti amiamo. No, ma che non è quello. È proprio una cosa mia, un vizio mio, quando parlo mi gratto, non so perché, vabbè. Ma no, anche perché c'è un bel bicipite con tutto questo bel tatuaggio, quindi fallo pure vedere che ci piace. No, no, allora, non si può vedere. Qual era la domanda? Qual era la domanda intelligente, Boncri? Quali sono allora, adesso uscite il libro. Ovviamente invitiamo tutti a fallo vedere la copertina, Amazon. Sei qui per vendere, fallo vedere sto libro. Ah, vai. Devi ecco stare col libro in mano. Oh, vai. Ve lo scrivo anche sotto, ragazzi. Pomeriggio in cucina di Emanuele Talci. Okay. Esatto. Okay. E lo troviamo su Amazon, giusto? Su Amazon, sì. Su Amazon. Quindi, quali sono i progetti? Mi stava cascando il libro. Lele, sì, ricomponiti. Quali sono i progetti futuri? Allora... Sì. Progetti futuri, innanzitutto è quello di ritrovare una stabilità, no? Col lavoro, perché adesso non sto lavorando. Secondo, ho un progetto che ancora non lo posso dire, ma ci sto lavorando con l'aiuto di Angelo. E terzo è quello di riuscire a fare uscire il libro, un volume 2 di Pomeriggio in Cucina entro luglio, perché non ho scritto, perché mancano ancora i personaggi. Quindi l'ho voluto dividere in due volumi, quindi è questo. Okay. Per farti prendere di più. No, ma a prescindere da questo, continui a fare dirette su Instagram con non solo con i personaggi famosi, ma con qualche ricerca? Per il momento no, perché mi sto impegnando su un altro progetto che è rivolto soprattutto a Cagliari. Sì? Dato che sono un grande amante della Sardegna, soprattutto di Cagliari, sono impegnato in un progetto che vorrei lanciare, ti ripeto, con l'aiuto di Angelo, quindi per il momento mi sto impegnando in quello, poi in futuro non lo so. Per quanto riguarda volume 2, perché purtroppo lo dico, sono trasparente, con Amazon ci sono un po' dei vincoli, nel senso che se io sono 110 pagine, se avessi fatto un libro di 200-250 pagine, il libro doveva essere venduto a 35 euro o /40 euro, perché il costo di stampa è molto, quindi okay.
Per questo l'ho Però voluto dividere in magari due. adesso quello che possiamo fare è mettere sulla pagina Facebook Gay Day 2 il link di Amazon sul tuo libro, così le persone possono andare almeno a cliccare, a guardarlo. E ragazzi, ripeto, adesso noi l'abbiamo preso in giro, però se soprattutto siete un po' negati come me nella cucina e superare il lockdown, andare avanti di surgelati non è una cosa bella, ve lo posso assicurare perché ho fatto il primo lockdown così. Fate un piccolo investimento, compratevi questo libro perché anche il più negato può comunque farlo. E poi se avete dei dubbi, scrivete a Lele, insomma, oramai avete il contatto direttamente, gli scrivete su Instagram: guarda, sta ricetta non l'ho capita, aiutaci. Giusto, Lele, questo servizio lo puoi fare. Assolutamente sì, è gratuito, senza È problemi. gratuito, solo se volete il libro autografato, fatecelo sapere, ok? Gli mette anche un po' di profumo, no? Lo spruzza sulle pagine. Allora, sei Ultima pronto? domanda, Ancora un altro. Quando ti sposi? quando ti sposa? Sì. Vuoi sapere? Allora, si spera nel 2022 perché in realtà questa è la quarta volta che stiamo rimandando, quindi si È spera per che il Covid. 2022 sia l'anno migliore. Io aspetto l'invito, eh? Si è Assolutamente. autoinvitato, si è autoinvitato. Io mi sono Verrai autoinvitato. anche tu, verrete tutti e Io due. aspetto l'invito se mi dai anche un più uno, perché cioè, io sono stufo di andare ai matrimoni da E solo, c'è adesso devo andare. Cristian, c'è C'è Cristian, come lo Cristian. chiami tu, Sangini. Sangini. Ok, perfetto. Allora, sei pronta? Sei pronta a ballare con noi? Non mi ricordo io, vabbè, Ma come non proviamoci. ti ricordi? Hai fatto il ballerino? Quanti anni l'hai fatti? Hai fatto il ballerino? Per 8 anni, a mucca assassina. Sì, 8 anni non si ricorda la definition of disco, ragazzi. ma Cioè, ballerino di cosa? Dovevo solo sfulettare, ci alzare chiedono qua, quanto fare. costa, ci chiedono quanto costa il libro, veloce. Qua Amazon Prime 13 euro. 13 euro, spendetevi questi Pochissimo, 13 ragazzi. euro. Allora, te la ricordi? Solo il ritornello, un po' veloce. Tu, Bonk, te la Vai. ricordi, no? Però tutte e Vai, tre, sì. vai. Sì, io sono Vai, io veloce. ci sono. Guarda, Vai. aspetta. Ma Bonk, rialzati in piedi. È Allora, che non mi ragazzi, si voi ve la vede. ricordate, dobbiamo parlare sopra perché sennò ci bloccano, ve lo ricordo. Perché parti Allora, è così? semplice. E perché faceva così? E poi ci scendeva giù? Ma Lele, però, dall'altra parte scendi giù! Scendi giù! Minchia! Su! Scendi col dito! Revolution! Revelation e maybe Baby, Baby it's is a my creation. creation. Madonna mia, ragazzi. Ma è Meet peggio di Trash the Italiano. now redefinition of disco. You kind of go Oh, go. You dai, dai, che pump ce la your ass. fai. Il Vabbè, sole, basta. ragazzi, il sole. Basta. Era meglio se cucinavi al Mucca Assassina, non che facessi il ballerino. Va bene, allora è stato veramente un piacere parlare con te. Noi ti Anche ringraziamo, mettiamo adesso il link del tuo libro, così potete fondamentalmente andare a a me. cliccare Tirami il e link. comprarlo. E abbiamo visto che ci sono tantissimi commenti, facciamo così, noi vi facciamo vedere un piccolo estratto, caro Lele, di quello di cui parleremo tra poco, perché tu, come sai, in questo lockdown sono nati tantissimi influencer che facevano dei video per mettersi un po' in mostra, ma al tempo stesso per fare l'addominale, eccetera, e davano consigli di fitness. Gay Day Ok. 2 10 anni fa, quindi parliamo di 10 anni fa, non di sto lockdown, faceva la stessa identica cosa, cioè fondamentalmente aveva creato un percorso con un nostro amico Silvio, a cui noi mandiamo anche un bacione, per fare degli esercizi fatti semplici in casa. Quindi noi vi facciamo vedere il video che abbiamo fatto 10 anni fa e vedrete me, Bonkri. Bonkri è uguale, perché era vecchio prima e vecchio adesso. A me Ma mi vedrete vaffanculo. molto. Bocca mia, bocca mia. A me mi vedrete molto più giovincello. E dopo parliamo con Christian perché ha messo a punto un circuito da fare in casa per ritornare ad essere in forma smagliante. Grazie mille, Lele, e Ciao, rimanete in grazie. contatto. Grazie Ciao, mille. ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
Ciao, benvenuti. Io sono Silvio Pomi e la mia passione è il fitness e lo sport in generale. Dopo aver frequentato una marea di palestre differenti, il fitness è diventata la mia più grande passione e quasi il mio lavoro. Proprio per questo è nato My Home Fitness, un servizio di personal training a domicilio e online, differente da tutti gli altri, perché noi pensiamo che non siano necessari 1000 strumenti differenti e un club super stellato, ma il nostro corpo, dei semplici attrezzi economicissimi ma non sempre necessari, e la nostra stanza oppure il parco sotto casa possono diventare il nostro club sellato. Da oggi collaboreremo con gli amici di Gay Day 2, la radio più cool del web, per aiutare anche tutte quelle persone che non se la sentono di iscriversi in palestra, perché come sappiamo purtroppo ancora nel 2014 c'è ancora molta omofobia. Bene, noi siamo pronti, iscrivetevi al canale YouTube di Gay Day 2 e cliccate mi piace sulla pagina Facebook di My Home Fitness. Quindi Silvio, ci farai vedere degli esercizi appositi per le persone omosessuali, per farci un po' venire i pettorali, giusto Bocchi? Sì. Le tette, insomma, okay. Gli addominali. E c'è gli altri addominali, Silvio, ma possiamo vederli. Aspetta che controllo. Io non sono per il bodybuilding. Ok, quindi primo video, no? Ok, primo video. First. Era il 2014, Bonkri, quando io e te facevamo gli sgallettati. C'era ancora un po' di capelli. Avevi ancora un po' di capelli e vi trovate tutti i video sul nostro canale di YouTube, quindi se volete farvi quattro risate andate. Ma il nostro prossimo ospite, mio caro Bonkri, è chiamarlo santo e dir poco, perché tu ben sai che purtroppo per lui, non so come mai, continua ad accompagnarsi a quell'essere umano che è mia sorella, a cui mandiamo un grande bacio. Ma come sai, se io sono difficile, Alessia lo è ancora di più. Quindi io gli metterei un po' un'aurea. Io sono dalla parte di tua sorella, lo sai. Perché sei una stronza anche tu come ma lei. Perché per sopportare a te? E facciamo entrare il nostro Christian. Buonasera. Ciao. Buonasera, ciao. Ciao. Ciao, come stai? Bene, 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 grazie. Voi? Bene. No, beh, noi ci proviamo, insomma, andiamo avanti. Non so se hai visto la diretta. Non so se hai visto la diretta prima. Noi abbiamo parlato di. Sì. Abbiamo fatto i pancake. Ho visto. Magari hai qualche zucchero in meno sarebbe stato meglio. Esatto, immagino. Però, allora, scusatemi adesso ne parliamo, magari ci adesso, dai la tua di ricetta. Adesso ne parliamo. Allora, facciamo così, Christian. Hai un minuto di tempo, in modo molto veloce, per presentarti. Quanti anni hai, che età, che professione fai, insomma, okay. Giusto così per rompere il ghiaccio. Va bene. Posso? Puoi partire. Okay. Sì, allora, vai. Ok, grazie. Sono Christian, ho 34 anni, sono un personal trainer, faccio questo lavoro, e 5 anni che gareggio a livello agonistico. E la mia più grande fortuna è stata quella di mettere insieme appunto la mia passione con il lavoro. E quindi, insomma, parte tutto da una passione che appunto si è trasformata poi in quello che faccio tutti i giorni, a parte questo momento in cui ci hanno un po' bloccati, però insomma si cerca di andare avanti. Quindi tu sei bodybuilder personal trainer a Torino, giusto? Sì. A Torino. Faccio finta di non saperlo, ma comunque sei a Torino. Tra parentesi ci chiede Luca, ci dice: Marco, ma tua sorella è buona come te? Sì, è ancora più buona. Sì, è ancora più buona. Sì, sei di parte, Cristian. Però è ancora più buona. È tanto bella quanto insopportabile. Però noi le mandiamo veramente un grande bacio. Bene. Allora, Cristian, noi dobbiamo un po' spiegare perché tu sei qui, solo in modo molto veloce, nel senso che su Gay Day 2 sì. Noi abbiamo fatto tanti post, come tu ben sai, ne abbiamo parlato anche insieme, no? Sul fatto di queste persone che continuano a mettere le foto sul social con il petto mezzo senza vestiti, soprattutto per dimostrare, per far vedere, no? Eccetera, eccetera. E noi su questa
immagine, no, del palestratello che ostenta, io e Boncri abbiamo già fatto un po' di post critici, perché per noi quella è un po' una mascolinità tossica, ecco, vediamola in questo modo. Sì. Però questo non vuol dire che noi non siamo assolutamente a favore di quelle persone che si prendono cura del proprio fisico e del proprio corpo e per cui devono fare un grande percorso per poter arrivare a determinati livelli come i tuoi. E questo è il motivo per cui noi ti abbiamo proprio voluto invitare, perché crediamo che prendere cura del proprio corpo sia fondamentale, sia importante. E ragazzi, faremo una puntata proprio su quello che è brutto un po' dirlo, ma che noi chiamiamo body shaming, ma non è proprio body shaming, un po', ripeto, mascolinità tossica. Pensiamo di farla entro la fine della stagione di Ghedi 2, perché è un tema che io e Boncri ce l'abbiamo proprio lì, c'è rimasto sul groppone, ma spiegarlo è un po' troppo difficile, quindi dobbiamo trovare il giusto ospite, ci stiamo lavorando anche grazie alla Raona, grazie a Chiara, grazie a Kevin, grazie a Simone, insomma con tutto lo staff di Ghedi 2 ci stiamo un attimo pensando, ma sicuramente è una puntata che faremo, ok? Allora, Christian, tu hai preparato un percorso da fare a casa, praticamente non c'è bisogno di attrezzi, non c'è bisogno di altro, per un tipo sovraccarico, magari due bottiglie o due pesetti, insomma un po' tutto. Due bottiglie, casa, ok. Adesso io e Boncri proviamo a farlo con te, ok? Cioè tu ci dici cosa dobbiamo fare. Ma no, sì, io non ho lo spazio. Sul letto, lo fai sul letto, Boncri. Sul letto. Allora, tu lo fai sul letto e io adesso giro, ragazzi, guardate, tutto in diretta. Ve lo Aspettate, perché è proprio io una questione di logistica. Aspettate, ma che tolgo. Non ti sentiamo. No, ora mi sentite? Ti sentiamo, ora sì. Okay, ora sì. Allora, ho tolto le cuffie per fare con voi un po' di fitness, ok? Allora, vi faccio vedere. Questa è, insomma, non so se si vede, ma è casa mia, ok? Quindi, Christian, ritorno su. Christian, quindi, che percorso hai ideato? Iniziamo a raccontarlo in breve. Allora, è un circuito da fare 3 volte a settimana, okay, su una tempistica di un 30, massimo 40 minuti. Non avendo appunto dei pesi si può fare un'esecuzione a tempo, quindi ogni esercizio verrà fatto con una tempistica. Quindi ad esempio 30 secondi per i più allenati, ma si può partire anche per un 15 secondi. Io nel link che vi ho dato sul PDF parto da un 30 secondi, poi ovviamente all'inizio appunto dimezzare il tempo di esecuzione va più che bene. Tra l'altro, Christian, perdonami, ti fermo. Tutte le persone che saranno interessate, scriveteci in privato sulla pagina Facebook di Ghedi 2 o su Instagram e vi giriamo questo PDF in modo tale che assolutamente sì, tutti. Assolutamente sì, e facciamo adesso poi alla fine una foto al PDF, lo carichiamo sulla pagina Facebook così lo potete andare a leggere anche voi. Ok, qual è il primo esercizio? Okay. Allora, il primo esercizio si parte con un riscaldamento dove ho messo 10 minuti di corsa sul posto. Ovviamente, come ho detto prima, i minuti sono un po' approssimativi, nel senso che bisogna prendere in considerazione la fisicità e ecco appunto comincia. Ecco, quella di Marco, ad esempio. E l'allenamento. Marco ha una fisicità longilinea, quindi non ha problemi di sovrappeso, quindi sicuramente sulla resistenza non avrà problemi. Sulla forza magari dovrà migliorare un pochino. Su quello sì. Assolutamente sì, io resisto tanto, Christian. Bene. Non ci interessava saperlo comunque. No, vabbè. Sto parlando di resistenza di corsa sul posto. Sei sempre, sì, sono sempre una resistenza. Ok, sì. Vabbè, io sto correndo dopo che ho corso 10 minuti. Allora, ok, sì, acceleriamo, quindi facciamo un plank, dopodiché passiamo a un plank. Come? Un plank? Esatto, sei posato sulle... Oh, vai, è sparito. Parla. Allora, ti poggi. Mettimi grande, Boncri. Madonna mia, cosa mi tocca fare a me? Ok, spiega. Ok, sei poggiato sui gomiti, tiri sui glutei e tieni l'addome contatto per 30 secondi.
senza vomitare. Lo ripeteremo senza vomitare possibilmente. Questo esercizio lo ripeteremo per due volte. Ovviamente i tempi adesso li accorciamo un pochino, quindi dal momento in cui farai i tuoi 30 secondi. Ma io non lo faccio veramente, adesso basta, se l'ho fatto vedere. No, 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 appunto, stop. Okay. Stop pure, ti giri, ti sdrai sul tappetino e fai dei crunch normalissimi, quindi dei movimenti del busto. No, ma aspetta, Cristian. Devi girarti. No, ho capito! Il culo piatto giù, a terra, quel culo piatto che c'hai, a terra. Scusatemi, una domanda. Quindi faccio 30 secondi di plank e poi mi giro. 30 secondi, no, fai una pausa e fai altri 30 secondi. Ovviamente sul PDF ci sarà scritto tutto, sia i tempi di recupero che i tempi di esecuzione. 10 secondi. Adesso il crunch invece è così. Giusto. In caso è un addominale normale, sì, dove ti sdrai e vieni su, esatto questo. Sono 20 e 30 secondi di esecuzione, dopodiché sì, ti fermi e ricominci altre due volte. Di nuovo! Okay. È tutto, sono due ripetizioni ad ogni esercizio. Quindi okay, sempre quindi, con l'esecuzione a tempo. Quindi ragazzi, per spiegarvi bene, 30 secondi di plank, 10 secondi di riposo, 30 secondi di plank, 10 secondi di riposo. Quanti crunch? Sempre 30 secondi effettivi di esercizio. 30 secondi di crunch, come dicevamo, riposo, prima, meglio 30... cominciare con 15 secondi. 15 secondi okay, di esecuzione, in modo tale da partire da un allenamento okay, molto tranquillo. Ecco. Ok, perfetto. Poi passiamo ai gruppi muscolari. Quindi, ah, non abbiamo finito? Bello, no, fosse così semplice, cioè. Ok, dopodiché passiamo alle gambe. Lo squat con un sovraccarico, ovviamente si può tenere una bottiglia, due bottiglie, un piccolo peso, dipende da ciò che si possiede. Lo squat è il movimento classico, appunto, dove vai giù con le gambe. Mi schiena dritta, sempre, schiena dritta, esatto, e fate attenzione a non portare le ginocchia oltre la punta dei piedi, in modo tale da non sovraccaricare le ginocchia. Ok, questo, Cristian, ma questo, quindi con questo esercizio c'è speranza anche per Marco di avere un po' di culo, visto che lui ha una tavola da surf? Più alto, sì, esatto, sì. Ok, ottimo. C'è speranza ottimo per tutti. Sì, Cristian, okay, però devi essere buono, ti ricordo che poi ci vediamo separatamente. È vero che lui è grande, un armadio a due ante, quindi non mi può fare niente, però... Ecco, ok. No, ok, passiamo all'esercizio dopo. Ovviamente sempre le esecuzioni saranno sempre identiche, però per ora facciamo vedere insomma gli esercizi quali sono. Dopo lo squat abbiamo gli affondi, quindi vai in avanti con la gamba, ok, questo, dal momento in cui fai il passo scendi giù e torni indietro in posizione iniziale. Aspetta un attimo, io sono così. Mo' s'ammazza con le calze che sta scivolando. Sto già scivolando, scendo così. Parti dalla posizione, esatto, però parti da una posizione in cui hai due piedi allineati, la posizione retta, ok. Poi fai un passo in avanti e fai l'affondo singolo. Ah, ok. Vai un po' più indietro, bravo. Ok, vai indietro e fai il passo in avanti, questo, e vai giù. Lo devo toccare il ginocchio? No, tieni sempre in tensione la gamba, quindi non c'è bisogno okay, di andare così in basso. Perfetto, okay, questo. E lo si fa alternato questo, quindi gamba destra, gamba sinistra. Ok. Dopodiché si passa al sumo squat, che appunto dove andremo a lavorare in percentuale più alta il gluteo, farai come il primo esercizio, ma le gambe sono molto più aperte. Fai conto che i talloni sono, ecco questo, le punte sono molto delicate, le ginocchia... la vecchiaia! Forse Marco era il caso che ti scaldavi prima. Hai comunque una certa età, voglio ricordare. Un pochino, sì, dai, un po' di riscaldamento. Forse la corsa avremmo dovuto farla un po' più prolungata, dai. Vabbè, dopo questo... Dopodiché non hai nessun sovraccarico tu, vero? Due bottiglie non le hai... c'è dell'alcol. Aspetta, c'è il Baileys, aspetta un attimo. Bello, fare gli esercizi con il Baileys.
Comunque, intanto tua sorella ti dice: devi iniziarti ad allenare seriamente, Marco. Perché qua col vino, perfetto. Allenamento al tempo. Fai solo attenzione, okay, che se ti cade, fai macello. Il movimento, schiena giù e fai una trazione. Questo, ok? Girati così, ok? Schiena ben inarcata e porti al basso ventre facendo una trazione. Sì. Questo con tutte e due, fallo con tutte e due le braccia. Scusa. Okay. Io ragazzi vi consiglio di comprare dei pesetti anche dalla Decathlon da meglio, 10 euro sì, meglio sì, che sì, le sì, bottiglie sì, scarse da no, ragazzi lo potete bere tranquillamente sì però capisci che se ti cade fai okay, un danno dopo okay, passiamo al petto e ancora distensioni a terra, certo, dobbiamo toccare tutti i gruppi muscolari, quindi distensioni ragazzi, a terra. No, adesso, noi stiamo facendo i cretini, però Christian è un professionista ed è una cosa, scusami se ti interrompo Christian, ma è una cosa importante, non fate le cose fai da te, perché altrimenti rischiate solamente A di farvi del male e B di non allenare i gruppi muscolari, tutti i gruppi muscolari. Quindi adesso noi stiamo facendo gli stupidi perché io non faccio un cazzo nella mia vita e quindi ovviamente c'ho anche il fiatone, ho fatto due esercizi di merda. Però in realtà se voi iniziate a prendere questa routine durante il lockdown e dopo vi iscrivete in palestra e vi fate seguire da un professionista, a prescindere dalla forma fisica state molto meglio col vostro corpo, ok? Assolutamente, è una questione più che altro salutare. Esatto, quindi cosa abbiamo detto? Quindi adesso abbiamo allenato glutei, gambe, addominali perché abbiamo fatto il crunch, sì, abbiamo fatto bicipiti, dorsali. Adesso okay, passiamo ai pettorali con le distensioni a terra, le volgari flessioni, che non è una flessione ma è una distensione. Quindi, ma io posso metterlo con, perché io non lo faccio con i piedi in giù. Ce lo faccio con le esatto, sì, così tipo, dal momento in cui non si riesce a fare con la posizione, diciamo, chiamiamola corretta, si facilita poggiando le ginocchia. Così, giusto? Esatto, questo, sì. Sì. Questo è il movimento. Allora corretto, ragazzi, leggo perfetto, che ci state scrivendo che vi dobbiamo girare il PDF, allora, sì, per non dimenticarci. Lo faccio subito, lo faccio no, no, allora scriveteci in privato che ve lo giriamo. Lo mettiamo anche sulla pagina Facebook di Gay dei Due. Lo faccio subito. Però scriveteci in privato, così almeno non ci dimentichiamo di mandarvelo, ok? Vabbè, qua dicono anche che sei figo, Marco. Cioè proprio non, sono pure ceccati, oltre che non allenati. Ma poverini, dai. Allora, tanto Christian, domanda. Questa tipologia sì, di circuito va bene sì, per chiunque, tipo ad esempio io ovviamente ho un fisico molto diverso da Marco, avrei bisogno, vabbè, stai zitto, almeno c'ho il culo, io ad esempio avrei bisogno di perdere peso e rassodare, perché io sono un po' più basso di Marco e un po' più chiattello, diciamo. Un po' tanto. Questo circuito, okay, stai zitto, questo circuito va bene anche per me? Allora, calcola che questo è un allenamento molto, molto base, nel senso è più, diciamo, un ricondizionamento muscolare, molto duttile come allenamento, quindi qualsiasi persona riuscirebbe a farlo e può risultare utile per qualsiasi fisicità, proprio perché non ha chissà quale obiettivo questo qua, come dicevo è studiato appunto prima di tutto per farlo a casa in un momento di emergenza come questo e dal momento in cui ci siano delle fisicità diverse, degli obiettivi da raggiungere in maniera completamente differente ad esempio tra te e Marco lì appunto interviene ciò che si diceva prima quindi un allenamento dato tramite un professionista che sta a vedere quelle che sono le tue caratteristiche fisiche la tua professione anche l'allenamento, la dieta e quant'altro, però questo allenamento rispondendo alla domanda sì, può essere utilizzato da varie fisicità, ovvio è che ha una funzionalità di 3 massimo 4 settimane. Poi sicuramente è un qualcosa che deve essere aggiornato integrato e personalizzato. Quindi le persone che adesso ci stanno seguendo, e io credo che sarò fra una di quelle che inizierà a fare questo percorso, perché io ne ho effettivamente bisogno,
posso scriverti fra un mese e chiederti magari aggiornamenti, una scheda sì. nuova, ovviamente. Sì, sì. Ma anche dei consigli su ricompensandoti, no? Sì, sì, sì. Che senso nel senso che lo fa per lavoro, mica lo, no, mica lo fa per la grazia, no. Ma no, nel senso che mica lo fa per la grazia prima, divina. È il mio lavoro da 10 anni, però appunto nel caso in cui qualcuno avesse bisogno di semplici consigli sono a disposizione, ci mancherebbe. E tra le altre cose noi ve lo faccio vedere, e questo lo trovate anche sulla pagina Facebook, sì. L'abbiamo appena caricato, quindi andate su Gay Day 2 su Facebook e trovate l'allenamento che abbiamo detto, ok? Quindi eravamo arrivati alle flessioni, dopo le flessioni? Dopo i piegamenti faremo le spalle, quindi due le bottiglie di prima, sì. E distensioni laterali. Quindi ma seduto in piedi? Allora, facendolo in piedi ovviamente grava molto meno sulla colonna vertebrale, quindi facciamo conto che essendo all'inizio come neofita io direi di fare quasi tutti gli esercizi in piedi, a parte okay. quelli dove appunto come le flessioni. No, dall'alto gira i polsi, girali. Ok. Braccia lungo i fianchi. Ok. Ok, così, e distendi le braccia. Vieni su, ok, perfetto. Schiena dritta, le braccia devono arrivare all'altezza delle spalle. All'altezza delle spalle, esatto, okay. questo. Ok. Perfetto, dopodiché gli ultimi due esercizi, bicipiti, quindi flessione del braccio, sempre con le bottiglie, Marco. Sì. Braccia distese, ok. Partite sempre con la mano a martello, quindi come sei partito prima per le alzate laterali, ok, piegale, così a martello, presa a martello. E non vedo, scusami Cristian, non vedo, mi rifai. Presa a martello, così, parti okay. così, ok, però giù, lungo okay. i fianchi, ok, perfetto, vieni su, distendi e ruoti, vieni su e ruoti, ok, ruota il polso, perfetto. Ok. Vieni giù, guardate la flemma di Marco, ragazzi, è una meta, è una meba totale, cioè proprio ragazzi, una roba. Tira le bottiglie, ok. Poi? Ok, ultimo esercizio per i tricipiti, partirai così e farai un'estensione del braccio. Aspetta Marco, che te lo faccio vedere meglio. Parti. È che lui non ci sta un braccio nella cosa, è ma lui cioè il braccio di Cristian prende. Metto qua. Ok, da qua. Allora aspetta, facciamo così. Questo. Ok. Questa è la posizione di partenza. Con due bottiglie? Con due bottiglie, sì. Ok. Ok, il gomito è un po' più in alto. Cioè, notate la differenza, ragazzi. Donkri, okay. Che merda che sei. Guardate la roccia contro gli spaghetti. Basta, no. Basta, mi avete fatto arrabbiare, basta. Ok, questo è il circuito, appunto, viene completato così. Alla fine ci saranno altri 10 minuti di corsa sul posto come defaticamento e diciamo è un allenamento completo dove si vanno a toccare un po' tutti i gruppi muscolari. Quanto dura più o meno circa? Sui 40 minuti, mezz'ora massimo. Quindi anche quindi 40 minuti al giorno, ogni un giorno sì, un giorno no praticamente. Ogni tre volte a settimana. Ok. Ma più che bene. Quindi ragazzi, 40 minuti ogni due giorni direi che potete dedicarli. Una mezz'oretta, ecco. Dai. Abbiamo anche una fans, Cristian, che ci dice mi ha fatto rialzare dalla sedia a rotelle. Cioè... Mia sorella, è vero. Però ha avuto dei gravi problemi alla gamba, mettendoci di impegno, rafforzando la muscolatura, ha abbandonato la sedia a rotelle. Grandissima Manuela, ti mandiamo un abbraccio fortissimo. Come direbbe Mamma Patti, nubacione. Pasqua, oh, attenti, qua chiedono che ti togli la felpa, Stanno chiedendo a grande voce. Proprio perché non ci piace quella mascolinità tossica, giusto? Esatto. A proposito, Cristian, io ti faccio sì. una domanda. Ovviamente tu hai una muscolatura prorompente, no? Quindi hai sicuramente, non passi inosservato,
Hai mai avuto discriminazione per la tua fisicità? Per, diciamo, per assurdo, sì. Sì, anche perché vabbè, mi rendo conto che comunque la fisicità di un bodybuilder o comunque di un atleta è alquanto esagerata, diciamo, va oltre la normalità, come ogni sport agonistico. Cioè, il giocatore che di calcio che fa 90 minuti in una partita, il centometrista che fa 8 secondi, insomma, si va oltre la normalità. Però per assurdo, quando si va a sfociare sull'estetica, diventa quasi come se fosse un qualcosa da criticare, un qualcosa, anche perché si va sempre a questo retaggio dove l'estetica sia sempre sinonimo di superficialità, sì, al di là dell'armoniosità, è proprio vista come appunto una questione prettamente estetica e vuota, mentre invece dietro magari può esserci il ragazzino che ha avuto gravi problemi alimentari, può esserci insomma un percorso lungo e faticoso, un percorso che comunque sia ti condiziona la vita. Quindi sì, rispondendo alla tua domanda, sì, mi è successo e credo che sia dovuto proprio a questo, che questo. Ma infatti abbiamo ne abbiamo parlato anche con Christian in preparazione di questa puntata, no? Perché appunto l'idea di quello che avevamo detto precedentemente, no? Del fatto che questi corpi ultrafisicati messi sui social eccetera potessero creare delle volte un effetto più negativo che un effetto positivo. Noi assolutamente di Ghede 2 siamo per appunto il movimento, perché star bene col proprio corpo è fondamentale. Adesso noi abbiamo fatto gli stupidi, ma in realtà, ripeto, io mi alleno, non dico tutti i giorni, ma un giorno sì, un giorno no. Vorrei ritornare in palestra, perché purtroppo oramai sono circa più di un anno che le palestre sono chiuse e le persone, no, come Christian, che lavorano nell'ambito del fitness, ne stanno veramente purtroppo pagando le grandissime, le gravissime conseguenze. Quindi tutti noi vi consigliamo di fare un piccolo investimento per far girare anche l'economia quando si ripotrà rifare, di andarvi a iscrivere in palestra, ma non per mettere il selfie mezzo nudo, ma per prendervi cura del vostro corpo e star meglio con voi stessi, perché è questo l'obiettivo di andare in palestra, perché altrimenti poi Instagram e tutte le altre cose sono effimere. A un certo punto tutti invecchiamo, quindi il fisico a un certo punto non sarà mai quello di una volta, e quindi poi la crisi di mezz'età arriva e voi che ce fate? Andate invece completamente svilito quello che dovrebbe essere alla base della vita, quindi lo stare bene con se stessi, la salute e quant'altro. Certo. Cioè, è un percorso che completa quello che dovrebbe essere la salute quotidiana, dovrebbe far parte di tutti noi, un minimo di allenamenti. Senti, ultima domanda, tu quindi fai anche delle consulenze online, ti possono trovare sui social, come ti trovano? Allora, o su Facebook come Christian Cambria, oppure su Instagram come Christian.Cambria. Ok, quindi se avete bisogno di un allenamento un pochino più personalizzato o di una consulenza online, soprattutto in questo periodo in cui le palestre sono chiuse, scriveteli e Christian sicuramente vi aiuterà. Senti, quella disgraziata di Alessia lì intorno si può vedere o ha delle creme addosso? Perché lei sì, per di essere così bella si fa in camera. Vedere o no? Dai, così la chiudiamo con questa puntata fatta in famiglia. Niente, lei è la diva, e se io sono diva mia sorella è 10 volte tanto, quindi ovviamente deve aspettare. Da qui. Possiamo smentire, vedo che Christian forse sei... Ah, eccoli! Ciao, Alessia! Aspetta, medagli le cuffie, sembra di stare in Honduras e stanno in via dietro di a 5 km. Okay. Buonasera! Fatti vedere in tutta la tua bellezza! Siete stati bravissimi! Ma no, sì, oggi proprio cioè... no, per nulla. Però siete bravissimi, io sono tanto orgogliosa di Christian, bravi, bravi. Brava, brava. Mi raccomando, iscrivetevi in palestra quando riapriranno e non fate come il compagno di mio fratello che ha fatto una figura pessima. Pessimo, guarda, proprio...
Una roba senza senso. Senti, vuoi fare una domanda anche ad Alessia o chiudiamo sto momento tipo famiglia 8 sotto un tetto? Cosa ti ha fatto innamorare di Christian? I muscoli? Cosa mi ha fatto innamorare? I muscoli, certo, sicuramente, no. Sì, la grande dedizione, la grande bravura. E poi noi sì, ci siamo conosciuti in palestra, a me Christian mi ha salvato veramente, perché mi ha aiutato tanto. Quindi la palestra può fare miracoli sotto alcuni punti di vista, veramente. E Alessia, visto che sei online, è arrivato questo commento che secondo me è molto interessante. Buonasera, io non sono molto fisicato, ma odio questi pompati che postano soprattutto su TikTok, che a volte offendono con scritte e parole. Ecco, questa è la mascolinità tossica di cui parlavamo, cioè il vero pompato, tra virgolette, non ha bisogno di ostentare, cioè il pompato non lo fa per quell'obiettivo. Questa è gente che a volte si fa del male e si fa del male solo per apparire, fondamentalmente. Non fa il classico percorso strutturato. Aspetta che in tutto questo però Christian non sta sentendo. No, però no, beh, Alessia può anche rispondere. Non fa quel percorso strutturato che è fondamentale. Giusto, Alessia? Assolutamente, anzi, dice chi fa così non fa un percorso strutturato che invece è fondamentale. E soprattutto sono persone insicure, quindi hanno bisogno di far così perché di base hanno qualcosa di risolto all'interno. Invece no, c'è un Christian, ad esempio, segue un percorso difficilissimo. Lui si prepara alle gare e deve seguire una dieta, deve seguire degli allenamenti che sono estenuanti. Io che lo vivo tutti i giorni quotidianamente lo ammiro veramente, c'è un lavoro dietro assurdo. Quindi, talvolta sono io che gli dico: amore, metti la foto sul social, perché è gratificante anche per me vedere comunque sia il frutto del suo lavoro. Quello impegno, dedizione, c'è un rapporto sano costruito con tutto il lavoro psicologico alla base. E agli altri mi piace, ci arriveranno, ecco, spero per loro. Bene, detto questo, noi vi ringraziamo, vi lasciamo andare a dormire o insomma a vedere il vostro Netflix e vi mandiamo un bacione grandissimo, grandissimo. E noi, Boncri, ci ascoltiamo. Cosa voce vuoi ascoltare? Vuoi ascoltarti Robbie Williams o Sara Bareilles? Meno male che tu fai il figo che sei andato in America. Vabbè, metti Robbie Williams, dai. Mettiamo Robbie Williams con Angel, la dedichiamo alla coppietta e noi ci sentiamo tra pochissimo perché abbiamo una piccola chicca proprio solo per voi. A tra poco su Gay. E torniamo in diretta, sono le 22:18 dopo che abbiamo mangiato, dopo che ci siamo allenati, mio caro Boncri, non possiamo che rilassarci un attimo la mente e lo spirito e quindi abbiamo deciso di farlo con uno che è diventato un nuovo membro della famiglia Gay dei Due e aiutami a dire membro. Che membro, esatto, giusto, mio caro Boncri. Allora, lui è il nostro carissimo social media manager. Buonasera, Kevin. Ciao, buonasera. Buonasera. Allora, Kevin, noi siamo molto contenti che tu hai accettato l'invito perché tu sei sempre un po' nelle retrovie di Gay dei Due, nel senso che tu curi la nostra pagina Instagram, curi le storie, curi i post, ma in realtà non ti abbiamo mai fatto venire in puntata se non in quella di Sanremo, ma era talmente una salute, Bong. hai mutato Kevin e non ti sei mutato. Ho comunque scusate un po' di golasse. Esatto, dopo tutto questo allenamento che ho fatto io, però in realtà appunto tu la smettiamo. Sto morendo. Ma in realtà lui appunto è un ragazzo che appunto ci ha aiutato tantissimo e continua ad aiutarci e vorremmo con te, allora innanzitutto ti devi presentare come tutti gli altri ospiti, quindi hai un minuto di tempo giusto per raccontarci chi sei, cosa fai, da dove vieni, dai. Allora, sono Kevin, ho 23 anni, sono di Roma, ma adesso sto a Madrid, e sono nato a settembre, sono bilancia, ascendente leone,
e studio lingue e letterature moderne, e sono gay, sono single e niente, faccio parte di Chiedi 2. Quindi sei single, come ti piace l'uomo? Non ho preferenze. Una troia, va bene, non importa. Allora, detto questo, tu che cosa fai sulla pagina Instagram? Vuoi raccontare un po' le novità che ci sono arrivate? Allora, da quando sì. Tu? Allora, ci sono un po' più di storie e il mercoledì in particolare faccio dei quiz. Domani farò un quiz sul piacere, non solo maschile ma anche femminile. E, allora, facciamo aspettando anche gli altri due insieme a Simone. Allora, un attimo di chiarezza, facciamo con chiarezza. Allora, innanzitutto, se non l'avete ancora fatto, chiocciolina gayday underscore 2 è la pagina che dovete andare a il profilo che dovete andare a cliccare like. Lì sopra trovate dei post, innanzitutto, che sono cambiati, nel senso che noi cerchiamo di aggiornarvi, giusto Kevin, sia dal punto di vista della cronaca, magari della cronaca, esatto, con il supporto di Simone, spettacolo con attori, cantanti e quant'altro. Ultimamente abbiamo trattato abbastanza il tema della chiesa, ad esempio, e soprattutto l'ascoltatore della settimana, quindi vuol dire che colui o colei ascolta di più che dei due, commenta, ci tagga sulle storie e verrà, diciamo, pubblicato su Instagram come ascoltatore o ascoltatrice della settimana. Esatto, quindi se volete candidarvi basta che ci mandate un direct e noi vi faremo diventare ascoltatori della settimana. Esatto. Ok, quindi questi sono i post. Poi ci sono delle dirette che appunto si conduce, la nostra diretta la conduce il nostro amico Simone, aspettando Gay Day 2. Ogni martedì, abbiamo provato a lunedì, non ci è piaciuto sto lunedì. Adesso proviamo a farlo lunedì, poco martedì, prima della puntata, giusto? Esatto. Martedì alle 8, 8 e mezza circa, per fare una preview di quello che sarà poi la puntata, giusto, esatto, Kevin? Esatto. E poi invece tu fai anche sondaggi a volte sulle storie, che sono anche interessanti, quindi potete partecipare, potete mandarci commenti, foto, dirci la vostra, magari anche consigliarci delle tematiche. Quindi, esatto, siamo aperti, quindi ragazzi andate a cliccare chiocciolina gayday underscore 2 perché è un po', insomma, quello è il canale di riferimento e noi cercheremo di renderlo un po' più attivo rispetto alla pagina, anche perché oramai ragazzi i giovani si stanno spostando tutti su Instagram. C'è un'altra narrazione. C'è un'altra narrazione. Va bene, allora Kevin, tu hai visto la puntata nostra con Lele. Ti è piaciuta questa, anche se era un po' più ridanciana? No, dai, allora, io mi sono proprio spaccato dal ridere insieme a Lele, e quindi fantastico proprio. Poi Christian, mi metterò a leggere bene questa scheda perché io sono uno scansafatica dal punto di vista di attività fisica. Però sappi che adesso il sabato ci mettiamo sul tuo terrazzo e facciamo gli allenamenti insieme, sappilo, non devo soffrire. Bravi, 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 bravi. Non è male come idea. Bravi, così soprattutto potete mettere le vostre storie col culo di fuori nella neve, giusto ragazzi? Che non c'è adesso. Non c'è, dovremmo caricarla quella foto e farla mettere a volte in sovraimpressione, mio caro Bob. Sì, perché secondo me a un certo punto, sai quello che potrebbe succedere, mio caro Boncri, è che al nostro amico Fritz qui potrebbero chiedergli questa cosa qua. La schiuma, addio, no No, sta per dire alla schiuma non è sapone. No, no, ma no. Va bene, allora io direi che questa puntata può anche finire qui, nel senso che è stata alle 10:30, cioè possiamo anche chiuderla. Ci siamo detti tutto quello che ci dovevamo dire, ma soprattutto, Boncri, dobbiamo fare un annuncio importante, anzi due annunci importanti. Il primo annuncio è, se volete anche voi dare una mano a Gay Day 2, mandateci un direct a chiocciolina Gay Day underscore 2, perché servono veramente tante persone per far andare avanti questa macchina che sembra una stupidaggine, ma in realtà ci vuole tanto per organizzare le puntate, fare le storie su Instagram, gestire il profilo Facebook, cerchiamo di andare su TikTok, insomma tutta sta roba qua ha veramente un
un che di lavoro e noi non percepiamo un euro, lo dico sempre, è 10 anni che lo facciamo gratis e da Morris Day, e quindi ragazzi, se volete darci una mano, @gaydays_2, abbiamo veramente bisogno di tantissima forza lavoro. Assolutamente sì, abbiamo bisogno. Ricordate, questo è un progetto sociale Gaydays 2, perché vuole mostrare la nostra comunità, mandare dei messaggi, vuole far ridere, vuole intrattenere. Però tutto questo, ragazzi, purtroppo ha bisogno di forza, come diceva Marco, forza lavoro. Noi lo facciamo molto volentieri, però se vogliamo un prodotto ancora più bello abbiamo bisogno di voi. Esatto. E soprattutto la prossima settimana, ragazzi, facciamo una puntata divertente e peso allo stesso tempo. Perché di che cosa parliamo, Boncri? Parliamo della sindrome di Tourette e lo faremo insieme a Sabrina Marchetti. Quella di Abogadaus. Quindi ragazzi, parliamo con lei, sarà una puntata veramente molto da divertirsi, perché lei è una sagoma, proprio l'avete vista in primo appuntamento, ma soprattutto parliamo della sindrome di Tourette, che è un qualche cosa di sconosciuto per tantissime persone e che può delle volte anche un po' invalidare la vita. Ma Sabrina ha portato la sua esperienza da bisessuale con sindrome di Tourette a primo appuntamento e ha accettato il nostro invito e noi siamo molto contenti. Se è la prima volta che ascoltate Gaydays 2 e volete riascoltare tutte le puntate di cui noi abbiamo parlato, Boncri, faccio l'esempio, che ne so, sieropositività o disabilità, oppure la settimana scorsa abbiamo parlato di essere gay negli anni 80-90, che è stata una puntata divertentissima, potete andare o sulla pagina Facebook Gaydays 2 o sul nostro canale YouTube Gaydays 2, c'è proprio una playlist nella sezione video stagione 2020-2021 e le trovate tutte e vi potete ridere anche su Instagram. Bravo, la trovate anche sulle IGTV o sul canale YouTube o sul canale YouTube. Mi manca solo TikTok e Twitter, poi TikTok. È vero. Quindi ragazzi, se vi siete persi questa puntata potete tranquillamente riascoltarla. Io direi che Boncri, cosa c'è altro da dire? Niente, ci scrive solo Alvaro in inglese, sì. Se cioè abbiamo in piano di invitare il ragazzo che è stato malmenato nella metro di Roma. Non abbiamo il suo contatto, sinceramente, non sappiamo se lui abbia dei profili Facebook o Instagram. Se voi ce li avete e ce li volete passare, noi lo invitiamo molto volentieri a parlare di omofobia. Sì. Anche perché ancora ad oggi non abbiamo parlato di Tommaso Giorgi e della Meloni, perché l'abbiamo parlato sul profilo Instagram, andate a vederlo perché anche lì è una roba scandalosa. Non abbiamo parlato, non parliamo spesso della legge contro l'omotransfobia, ma ricordiamoci che l'Italia è ancora una delle poche nazioni d'Europa che non ha una legge contro l'omotransfobia. E ma comunque tutte le news sul mondo LGBT vengono messe tutti i giorni sia sulla pagina Facebook sia su Instagram, quindi potete seguire i nostri post. Kevin, ti piace Lady Gaga? Sì, molto. Allora fai così, chiudila tu la puntata ringraziando me, Boncri, Christian e Lele e lanciando Judas di Lady Gaga, dai. Perfetto, grazie ragazzi per averci seguiti, grazie a Boncri e Marco che come sempre conducono perfettamente che dei due. Un saluto e un abbraccio anche a Lele e Christian. A martedì prossimo e Judas di Lady Gaga. Buonanotte, ciao. Notte. Ciao. Yeah.